Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua con un'altra puntatella dedicata a voi che state guardando con i vostri orologi. Andiamo a guardare una carrellata di video nei quali voi ci proponete il vostro percorso all'interno di questo simpatico hobby. Come avete deciso di scegliere gli orologi, come avete deciso di interpretare e soprattutto i vostri gusti, perché quello che conta, i vostri gusti attuali, perché spesso nei video mi mostrate anche orologi che fanno parte di un passato remoto che potrebbero anche essere classificati come scheletri nell'armadio, però avete il coraggio anche di mostrarli e di dire eh sì, a me 20 anni fa, 10 anni fa mi piaceva questo orologio qua, oppure me l'avevano regalato, insomma, sono dei scheletrini nell'armadio che fa piacere vedere. Perché? Perché almeno ci riconosciamo tutti e ci sentiamo meno colpevoli degli errori, perché tutti facciamo gli errori, o perlomeno quelli che adesso consideriamo errori, ma che allora non lo erano, può darsi che in senso assoluto non lo siano, ma qua si va nel filosofico e non è il caso. Vi ricordo che per partecipare basta fare un video in orizzontale anche con lo smartphone, poi lo caricate su wetransfer.com e lo inviate all'indirizzo email qua sotto e io mi arriva e poi li monto qua e li guardiamo tutti assieme. Ora vi mostro l'orologio del giorno, che oggi è questo simpatico orologio vintage, un Longines del 1970, 35 mm di diametro cassa, calibro 285, orologio che indosso con divertimento invece che con piacere, con divertimento, perché è piccolino però mi sta bene, mi piace, basta farci l'occhio agli orologi piccoli, questi vintage qua a 35 che poi sono sottili, no? Calibro 285, faceva parte della famiglia degli 280, c'era 280, 281, 284, 285 con la data, 284 senza regolazione micrometrica, quelli prima invece c'erano la regolazione a racchetta, insomma. Sul mio sito contatoridetempo.it trovate esattamente tutte le specifiche dei calibri di Longines. Ho fatto una sezione del sito contatoridetempo.it. E già che siamo qua, dico una cosa che non ho mai detto, ma che oggi mi va di dire. Se volete, potete anche seguirmi su Instagram, Contatori del Tempo su Instagram. Vi lascio il link qua sotto. Vedete in anteprima magari gli orologi che sto per pubblicare, le recensioni che sto per fare e anche i miei orologi personali, li posto lì, posto le foto degli orologi del giorno ogni tanto. Quindi se siete curiosi potete cercarmi su Instagram. Adesso bando alle cianciolline e guardiamoci il nostro primo video. Vai! Ciao Davide, buongiorno, ciao. Sono Sebastiano, ti mando... Anche quello che è morto. Prossimo video. Ciao Davide, ciao. Complimenti per il canale. Grazie. Anch'io ti vorrei presentare, sono Paride, vorrei presentarti anch'io la mia collezione di orologi. Vorrei partire prima di tutto dagli orologi a quartz, che tu so che ami tantissimo, quelli famosi a batteria. A batteria no. E mi dici anche come la pensi, va bene? Vabbè. Allora, il primo orologio che ti faccio vedere è questo. Tribe. Che è stato fatto. Come Tribble? Tribe, non Tribble. Tribe. È un cronografo molto bello, preciso. E mi dà tantissime soddisfazioni. Lo indosso, è molto preciso. È quarzo. È questo. Secondo orologio che ti voglio far vedere è un orologio che ci ho acquistato io negli anni 90. È un orologio della Harley Davidson. Davidson. È un meccanismo che monta, montato appunto dalla Bulova. Anche questo è stato moltissimo sfruttato. L'ho portato a mare, l'ho portato in tutte le parti, ha preso acqua, però non mi ha mai tradito, non si è mai fermato. E questo adesso lo uso come, diciamo, fermacarte, orologio per i lavori. Va bene, dai. Terzo orologio è un regalo che mi è stato fatto, un Bulova. Non so che meccanismo monta. Bello, un Bulova, quadrante blu, notte, numeri romani, anche questo molto preciso, quarzo. Terzo orologio, anche questo un regalo,
della Festina. L'ho Oh. usato tantissimo, va molto preciso. L'unico difetto che forse potrei provare è quello di che non ha purtroppo la lancetta dei secondi. Però L'unico difetto, da eh? quando ho messo la batteria non l'ho mai regolato, quindi mantiene abbastanza bene l'orario. Bravo. Quinto orologio è un Quinto. cronografo Monto Miota e della Citizen, ore felici. Anche questo ha fatto molte battaglie, Battaglie. quindi è rimasto veramente molto bello. Molto Ho bello. usato tantissimo. Molto bello. Sesto orologio, questo è un regalo che no, però non metto tantissimo Oh, perché ma. non mi piace tanto. È un regalo, però l'ho messo nello scatolo. È una marca che non conosco questa. Le Courbe. Mamma mia. Come scarno, eh? Guardate la bruttezza di questo orologio, tutto un quadrante bianco. Completamente privo di lavorazione, privo di fantasia, privo di idee, ci puoi fare quello che vuoi lì, no? Per dargli un senso di un, diciamo, un dual time al quarzo. La cassa è bruttissima. Sembra l'orologio delle patatine, sembra. Vabbè, contento te, contenti tutti, eh. Anche questo è quarzo. Allora, finito la carrellata degli orologi a Meno male. quartz, vi faccio vedere anche quelle serie che ho acquistato Ah, ultimamente, che birbante. hanno, diciamo, iniziato a farmi veramente sperimentare cosa significa un orologio meccanico dopo questa carrellata di quarzi. Diglielo. Sono orologi che mi portano grandi soddisfazioni Grandi, ovviamente quando li grandi indosso. soddisfazioni. Il primo è questo Zenith. Bello. Monta un meccanismo 25-52 PC, molto preciso. Molto Penso che bello. sia degli anni 60. Secondo orologio è questo Omega Genève. Molto bello. Anche questo un automatico. Non mi ricordo che meccanismo c'ha, però è un bellissimo orologio che veramente molto preciso È e molto bello, affidabile. affidabile. Anche questo degli anni 60. Terzo Yes. Poi. Oh, orologio è un Longines qua sì che ci 30L. siamo. Bello, 30L, Meccanismo 30L, molto manuale, molto preciso anche questo. certo, molto preciso. Anche questo degli anni 60. Yes. Quarto orologio meccanico a carica Un manuale certino. e questo certina. Anche Piccoli secondi, bello. Bianco. non so che meccanismo monta. L'ho E vabbè, sei perdonato. acquistato ultimamente. Sei molto Quinto loquace. orologio meccanico è questo della Oh, Tissot. Tissot, che È un placcatore. Tissot Seamaster a Sarà carica manuale, Seastar, non Seamaster. molto bello. Va bene. Sesto orologio, questo della Sector, Oh, ci voleva. è un cronografo manuale, non è come quelle ciofreche di oggi con la batteria. La batteria. È un cronografo manuale, monta un meccanismo Baljoux E 7750. allora non è manuale, è automatico. 7750. Più o meno dovrebbe essere degli anni 90. Ma sì, credo Molto anch'io. bello, Molto un po' bello. pesantuccio, però E vabbè. vale tutto il peso che c'ha. Vorrei aggiungere altri due orologi che mi sono dimenticato di Ah, mettere. birbante. Questo Citizen radio controllato è 660, quei meccanismi truffaldini, come dici tu, che rubano Imbroglio. l'orario alla appunto, chiaramente la precisione dipende proprio da questo, quindi sono un po' truffaldini, però Truffaldini. Infingardi. bell'orologio. Il secondo è questo Carino. 6,5, Bravo. anch'esso preciso, pagato pochissimo ma
È molto preciso. Bravo. Seco 5 qua, meccanismo 7 S27, non mi ricordo No! bene la sigla. Ok, 7S26. però va abbastanza bene. Va bene, dai. E poi infine due orologi, due Ancora. gioiellini a carica manuale da polso, non Turco. da, scusami, da taschino. Sono questi Perseo. È un Perseo questo. È delle ferrovie dello Stato turco a carica manuale, logicamente. Mi astengo dal commentare, non conosco. E il secondo è anch'esso un orologio, diciamo Perseo, questa volta modello Savonette, anche Savonette. questo a carica manuale, logicamente. A Grazie, te. ti auguro una buona giornata e dimmi cosa ne pensi Cosa ne dei miei penso? orologi. E cosa ne penso? Belli, una bella collezione di orologi, la prima metà al quarzo, dimenticabili, ma contento te, contenti tutti, avrai i tuoi motivi, i tuoi perché per averli, per tenerli, ricordi, interessi, curiosità, tutto è lecito. Quindi bravo, contento te, come dico. Gli altri sono tutti bei vintegini, no? Lo Zenith, l'Omega, il Longines 30L, il Certina, tutti vintage, vintage carini, carini, carini. Per poi arrivare a quei due orologi a tasca lì che non conosco, gli orologi a tasca proprio sono zero, non so cosa dirti assolutamente. E quindi cosa ti devo dire? Si è promosso e non sei rimandato a settembre, che praticamente sarebbe settembre dell'anno prossimo, quindi io voglio. No, si è promosso. Prossimo video. Ciao Davide, Ciao. saluto a tutti i follower. Saluto. Passiamo alla collezione. Vai. Iniziamo con uno Zenith, Bellino questo. anni 50, Beh, 32 32. mm. Io ho un polso piccolino, quindi lo uso molto. Ma ce l'ho anch'io un 32. Sfere dorate. Orologio semplice, ci ho messo questo cinturino in coccodrillo. Il quadrante è abbastanza virato, a me piace. Sì, carino. Non conosco il modello, però. Prossimo, sempre vintage, Bello. Omega, fine anni 50, anse a corna di bue, Spettacolo. quadrante bicolore, sfere oro, condizioni ottime, corona sua, 35 mm. Anche questo è un cinturino abbastanza arrogante, diciamo. Ah, sta bene, bello, mi piace, bravo. Arrogante. Poi Poi? Omega Reduced, Reduced. questo è il primo orologio sul quale ho investito qualche soldino, 39 mm, devo dire che sul mio polso veste molto bene. Beh, ci sta. Ero stato inizialmente attratto dal trizio giallo, Ti stai spegnendo piano piano, bracciale eh? molto comodo, devo dire, Tono. peraltro. Poi abbiamo preso anche, ovviamente, Ah, il fratello maggiore, bravissimo. Moonwatch, Col cinturino, eh? risalite. Ho fatto fare questo cinturino un po' cerato, diciamo, con il look vintage, Ci sta. sgancio rapido, Addirittura, eh? molto bello. Non mi piace il suo bracciale originale, è troppo massiccio, quindi io lo utilizzo con questo cinturino o con un nato. Ok, scelte tue, gusti tuoi. Il Poi abbiamo top l'ho dato, top, eh? Boh. Anche questo, Air top. King, corona, non corona, ghiera, engine turn, molto bella, dial blu, orologio che trovo bellissimo, Certo. 34 mm sul mio polso.
sta bene. Devo dire che, viste le condizioni ottime, purtroppo lo uso sempre meno. Lo utilizzo nelle occasioni, diciamo, speciali. Speciale. Vai. Infine, chiudiamo con un orologio che ho rubato a mio padre, una batteria Bello questo. Seamaster 200, molto bello, Sì. nonostante sia il quarzo. Ha una cassa da 38, Gli diamo un un top. bracciale bello massiccio, Anche se è un quarzo. ma molto, con tutti gli spigoli, diciamo, arrotondati, quindi è molto molto comodo. Dial, a mio parere, bellissimo. Belle sfere virate. È un batteria, ma ha anche un valore affettivo, No, quindi ma bello. è il mio daily watch, Daily diciamo. watch, bravo, è coraggio però. Un vintage come daily Prossimo watch. orologio, penso, prossimi due orologi, un daily beater per sostituire questo, perché comunque non vorrei rovinarlo E allora cosa troppo. dici che è il daily watch? E poi credo un orologio di forma o un Cartier Tank o un reverso. Eh beh. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Non mi aspettavo che finisse così il video. Va bene, dai. Cosa devo dirti? Sì, orologi nei quali spiccano lo Speedmaster e il Rolex Airking. Ma devo dire che anche quel Seamaster al quarzo, nonostante sia al quarzo, gli ho dato il top perché rappresenta proprio il periodo. Non so nemmeno che calibro è, può darsi che, abbia anche che sia anche interessante come calibro al quarzo, che sia anche termocompensato o che abbia delle peculiarità particolari, non lo so, non lo conosco. Però è un Omega che rappresenta il periodo in cui il quarzo andava, no? Quindi è logico che può essere al quarzo, no? Io non lo comprerei, per l'amor del cielo, però capisco chi lo compra perché ha il suo perché. Per il resto, tutto ok, ci vediamo la prossima volta. Prossimo video. Ciao Davide, mi chiamo Armando Ciao. e ti chiamo dalla provincia di Benevento. Direi Benevento. di partire subito con i miei vintage. Ma vai. Ho questo Omega Genève. Oh, intanto, bello, mi piace, lo vedo già che è bello. Intanto la qualità delle immagini che ci permette di assaporare, no? Ogni piccolo dettaglio dell'orologio. È sempre meglio quando sono belle le immagini, eh? La qualità video alta. Vai, vai. Bello l'omeghino, vai. 35 mm, carica manuale. Ereditato da mio padre, è fresco fresco di revisione, adesso lo metto con piacere. Ho un polso da 19, infatti veste piccolino, però nelle situazioni eleganti fa davvero tanto. Mentre invece mia madre Diciamo, mi ha lasciato questo quest'altro ecco, Omega, questo è full piccolo, gold. Purtroppo, come si può vedere, è il vetro crepato, è molto difficile da reperire, mi ha detto il mio orologio di fiducia, ma nel caso in cui dovesse capitare qualcosa mi tiene informato. E ovviamente la donna non è indossabile oggi, ma è carino, ci sono affezionato. Altanus Magnum, anni 90, io considero che ho 32 anni, lui invece ne ha 23, quindi è praticamente con me da sempre. Presenta tutti i segni delle battaglie che solo noi appassionati di orologi Infatti, facciamo. A che quanto battaglia! pare facciamo tutte queste battaglie, ma Battaglia, ma vabbè. poi Poi ho questo, che è un altro regalo di mia madre, un Bulova Curved. Devo dire la verità, è comodissimo, non si sente proprio al polso, è sempre un quarzon. E lo metto volentieri in motocicletta, così evitiamo qualsiasi problematica con gli orologi meccanici, automatici, sulle motociclette. Chi dice di sì, chi dice di no. Io evito il problema, metto lui e sto a posto. Sta benissimo in moto, è sportivo, non si sente, è figo, ci sta. chi dice di sì, chi dice di no, io non lo so, io non ho mai avuto problemi, cioè, anche sto qua, proprio stamani, l'ho utilizzato in scooter, ho fatto i miei chilometri in scooter, andata e ritorno e ce l'avevo al polso, prendeva l'aria, prendeva le vibrazioni, che poi quale vuoi che siano le vibrazioni, io non lo so, cioè, non è un martello pneumatico, Le vibrazioni vengono attutite dal polso, poi io. Può anche essere che alla lunga un vintage si rovina, ma gli orologi nuovi di pacca, un Omega, un Rolex, un Breitling, un Hamilton nuovi che soffrono le vibrazioni della moto, dello scooter, a me mi fa. Poi
Poi si va anche a logica. Cioè, negli anni 50 e 60 non li utilizzavano gli orologi a carica manuale sottili così fragili come, no? Ci andavano sul pavé, come erano le strade una volta. Non è mai. Bah, comunque, ognuno faccia come crede, eh? Io non lo so. Adesso partiamo con la ciccia. Allora, Oris Diver 65, Bello. questa è tra le tante configurazioni che Oris propone di questo modello, questa è quella che più mi piace. L'ho preferito anche al Tudor Black Bay, ritengo che abbia più personalità e mi piace davvero tanto, Bravo. lo indosso spesso. Con piacere. Poi ho un altro Oris, questo è colpa tua, Ce l'ho anch'io. Il Mare Nostrum in edizione limitata. Bel cinturino. Anche io ho avuto problemi con lui per ciò che riguarda il cinturino, non mi piaceva proprio quello nero in dotazione. E dopo una lunga ricerca sono riuscito ad adattargli questo cinturino del Pro Pilot originale. Bello. E penso di avergli dato nuova vita, Sì. esattamente come hai fatto tu con un cinturino nuovo di squalo. Io gli ho messo Ci questo sta che proprio gli piace bene. davvero tanto, ci sta benissimo, Sì. sono contento. Come puoi vedere sta bene al polso, un polso da Promosso. 19. Bella bello, tanta Ho roba, bravo. questo bello Zulu Oh Time, niente là là. nulla da dire. Perfetto, orologio fantastico per quello che l'ho pagato quando è uscito, perché adesso sono aumentati leggermente i listini, ma vabbè, Ecco. tant'è. Comunque qualità superlativa, nulla da dire. Mi ha fatto una Certo. bellissima recensione, quindi va bene. Grazie. Poi ho questo Edox in edizione limitata. L'ho visto per la prima volta in un tuo video da Pasquale Domenici, dove lo presentasti e lo definisti un gioiellino. Io me ne innamorai, infatti sono dovuto correre immediatamente da Giacomo in gioielleria. L'ho visto e dopo averlo provato l'ho fatto Eh beh. mio. L'Hamilton, che Ah. secondo me ad oggi l'Intramatic, che ad oggi è forse il cronografo con il miglior rapporto qualità-prezzo, è bellissimo, lo adoro, lo metto spesso. Io ho aggiunto questo racing come hai fatto Sì. tu con la DeployHand originale Hamilton, davvero davvero tanta tanta roba. Bello, mi piace anche a E me. poi ti faccio vedere il mio Omega, Oh là là, il top. Seamaster 300, nulla da dire, hai fatto anche qui una bellissima recensione. Ti volevo dire soltanto, tu ce l'hai col bracciale, in un video recente sei stato tentato di prenderlo con il cinturino e io te lo consiglio perché adoro il bracciale, sono tra gli appassionati che adorano il bracciale di questo Omega, ma in estate davvero cambia volto e è molto molto più portabile. Poi ho questo Top, Omega Speedmaster bellissimo, Broad Arrow. bello, bianco e E quello azzurro, che più mi piace in anche a assoluto me. perché ha questi riflessi stupendi di blu metallizzato a contrasto con questo bianco che è davvero tanta roba. Ho Yes, anche il suo bracciale, però adesso in estate mi piace di più con il suo cinturino cinturino. Omega Speedmaster, la stessa referenza che hai tu, quella con il doppio vetro zaffiro, nulla da dire. Beh, un top. Ho questo bellissimo Zenith Defy Skyline. Top. Ne hai parlato anche qui nella tua recensione. L'unica cosa, visto che l'hai presentato solo con il suo bracciale integrato, volevo fare presente che viene venduto con il doppio cinturino e quindi volevo farlo Bravo. vedere nel canale. Il mio Jaeger Top. LeCoultre, scusate la pronuncia, Grand Taille. Bello. Per arrivare a lui ho dovuto sacrificare il mio Omega Acquaterra. Di questo sono estremamente soddisfatto. Per chi ha un polso da 19 consiglio la versione grande perché a me risulta perfetto. Ora non so voi come la vedete, ma Bene. secondo me è tanta tanta Sì. roba. Tenuto Sì, bello. D'oro poi. Bravo. benissimo, fra l'altro. E niente, con questo concludo il video. Volevo soltanto chiederti cosa ne pensi della mia Cosa ne pensi? collezione. E poi ti volevo fare una domanda sugli svegliarini. Mi piace tanto questa complicazione, mi ha sempre affascinato, anche se non ne ho nessuno in collezione e questo è, come avrei potuto intuire, è il mio prossimo acquisto, penso un Vulcan Cricket. Secondo te è una complicazione valida o non lo so, non la vedo quasi mai in giro, non ce l'ha quasi mai nessuno. Solo così una tua opinione al riguardo. Ciao e grazie per quello che fai per noi. Grazie a te. Allora, la mia opinione riguardo, non si vede mai lo svegliarino, non si vedono perché nuovi, stiamo parlando di orologi nuovi, semi nuovi,
Costano, è una complicazione costosa, no? Costano sempre di più che un pari grado solo tempo, no? Si può andare poi nel vintage e andarli a cercare, i russi famosi sono svegliarini con poco hotel. C'è gente che colleziona solamente svegliarini, è capitato anche qua sul canale, no? Svegliarini russi, svegliarini svizzeri degli anni 50-60. Quando si va sul nuovo si limita un pochino la possibilità di scelta, perché non tutte le case, anzi sono poche le case che fanno svegliarini. Vulcan è una di queste ed è una di quelle che ha maggior senso, no? Proprio come continuità, come tradizione. Per esempio, a me non interessa, io non lo vorrei un orologio con svegliarino, non mi interessa. E come me, penso che ci sono molte persone alle quali non interessa. Per contro, a chi interessa, interessa molto, come a te che lo vuoi a tutti i costi in collezione. È questo il motivo, non è una tra le più ricercate. A me non interessa avere uno svegliarino. Mi piace l'idea della complicazione, dell'ingegneria meccanica che c'è dietro, no? Lo studio, l'applicazione, ma come averlo al polso non mi interessa. Non mi interessa spendere dei soldi per avere uno svegliarino al polso, al momento. Questo è il motivo. Penso che la maggior parte delle persone la pensi come me e quindi se ne vedono pochi. Questo è tutto. Ciao Davide, Ciao. molto velocemente volevo farti vedere la mia collezione di orologi che è partita automatica e, come si può vedere, ha avuto un twist particolare. Il primo orologio che ho comprato è stato questo qua, l'Orient Ray 2, lo conosciamo tutti quanti, Certo, mi carino. sono sempre piaciuto di Diver e anche grazie alla tua recensione ho acquistato questo qua che ho indossato tantissimo, infatti si vedono i graffi, è veramente, veramente ottimo. Dopodiché ho comprato questo qua, già un orologio più importante, Com'è più importante? Seiko 5 Seiko SRP 53K1. 5. Bello. Questo qua, anche questo qua, ho indossato tantissimo. Bello di questo è che è veramente versatile, cioè in ogni situazione veramente va benissimo. L'ho Poi recensito ha un anch'io. quadrante veramente molto molto carino. Dopodiché mio padre mi ha regalato questo qua, Kaki King. che è un Hamilton Kaki Field King, un quarzone, su cui ho messo questo cinturino qua, carino, sottile, anche questo qua, molto simpatico. Sì, bello. Dopodiché, questo qua, Olè, ci sta il eccolo. Frankenstein della collezione, perché questo è un Citizen Promaster Ah. Automatic Full Lume, a cui mio padre ha chiesto all'orologiaio di, non so se si vede, di dipingere le lancette di nero. Ora, Ah. ditemi voi se ha fatto bene o no. Secondo lui si vede meglio così. Forse hanno sbagliato quelli di Citizen. Beh, sì, in effetti uno dei punti deboli di questo orologio qua è in full lume, che gli hanno fatto gli indici neri e le sfere le hanno fatte lume, full lume anche loro con i bordi neri. Si vedono, per l'amor di cielo, si vedono, ma sicuramente è meglio un contrasto così. Ora non so quanto possa essere giustificato il fatto di mettergli aprirlo e dipingergli le sfere. Sì, si può fare, eh? Non è che fai un danno irreparabile a un orologio del genere. Si fa anche presto a trovare le originali e rimetterle. Però è interessante. Magari piuttosto che tutte nere nere avrei cercato di farle un qualcosa di differente. Magari solamente la freccia finale. Oppure aumentare il bordo per renderlo più visibile. No? Così tutto nero 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 è un po' un botto in un occhio. No? Vabbè, comunque, ma sì, ma ci sta, dai. Approvo, dai, approvo. Ditemi cosa ne pensate. Allora, dopodiché mio fratello mi ha regalato al compleanno questo qua, un Bravo. G-Shock, il GWM5610. E niente, da quando me l'ha regalato praticamente non sono riuscito a levarmelo dal polso, tutti gli Addirittura. altri sono rimasti nel cassettino, perché cioè, si carica con TUF Solar, quindi si carica con l'energia solare. È sempre in orario perché tramite gli orologi atomici si sincronizza sempre, è veramente leggerissimo poi d'estate, E allora fantastico. tieni quello lì. Alla mia ragazza era piaciuto molto e infatti le ho regalato questo qua per il compleanno, che è sempre un G-Shock Square, un Baby G però, infatti è molto più piccolino, molto simpatico anche questo qua, poi indistruttibile, quindi proprio per lei perfetto. Dopodiché, come l'ultimo, abbiamo questo qua, che è un Casio Sì, è un A158, classico, che dai. tra l'altro ho vinto a 1 euro al parco giochi. Ci stanno quelli, non so, quei giochini in cui metti il gettone e se c'è fortuna, no? Riesci a spingere giù il premio.
È capitato lui, Che infatti culo. molto carino, mi sono affezionato. Appunto, si può vedere come sono passato dagli orologi, diciamo, automatici, analogici, comunque, a quelli digitali, che però penso sia anche questo qua il bello dell'orologeria, no? La passione degli orologi, avere Certo. qualcosa al polso che ti piace, al di là che sia di un tipo o di un altro, no? Certo. Niente, questo è tutto, grazie Davide, buona fortuna per il canale e niente, ciao E a tutti. niente, dai. L'abbiamo perso, giusto? L'abbiamo perso perché è partito dagli orologi meccanici, no? Entry level, e poi non è che è andato negli orologi meccanici di livello superiore. No, è caduto nel baratro del G-Shock. Non riesce più a toglierlo dal polso. Ora io ti consiglio una comunità di recupero, cioè te devi andare in una comunità nella quale ti inculcheranno, perché giustamente funziona così, non è che ti inculcheranno di nuovo il concetto che l'orologio meccanico è la luce, capito? Farete di queste sedute, queste preghiere tutti assieme per pregare il dio degli orologi meccanici che ti faccia vedere la luce. Di più io non so cosa fare perché stai cadendo nel baratro, di più non si può. Boh! Mi sembra di aver detto tutto. Mi viene anche da ridere. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!